Una ondata di marea abbinata a venti molto forti di scirocco che spasseranno tanto la costa veneziana quanto quella polesana, dalla quale la popolazione farà bene a stare molto distante, evitando anche di cercare di sistemare cavane e altre strutture devastate dalla prima delle mareggiate. Lo ha detto con molta chiarezza il prefetto Maddalena De Luca, spiegando che si tratta di una questione di incolumità pubblica, sulla base delle previsioni disponibili e altamente attendibili. Sono infatti in arrivo due perturbazioni della stessa tipologia di quella che già ha devastato la sacca di Scardovari, radendo al suolo una cinquantina di cavane, i ricoveri dei pescatori. Sono in particolare previste due grosse mareggiate, una molto intensa, la peggiore tra le due, che comincerà questa sera. Toccherà il proprio apice venerdì mattina per poi scemare gradualmente verso la serata di venerdì. Poi, sabato pomeriggio, ne arriverà una seconda, di minore intensità, ma più prolungata, che durerà fino a domenica. Una notizia non buona, per quanto attesa, che arriva in una giornata che aveva visto per il resto la gente della sacca di Scardovari rialzare la testa, ricominciare a fare pulizia, sistemare i primi danni, mettere al lavoro le ruspe. Sia il sindaco di Portotolle, Roberto Pizzoli, che si era detto orgoglioso della sua gente, quanto il governatore Luca Zaia avevano reso onore allo spirito indomito degli scardovaranti, mentre Banca Adria Colli Euganei annunciava l'apertura di una linea di credito di 5 milioni, sotto forma di finanziamenti per la ricostruzione. Ora però, sino a domenica, ci sarà ancora da stringere i denti. Nella giornata di venerdì 15 novembre, intanto, è atteso l'arrivo del ministro D'Incà. Sarà prima a Rosolina, verso le 14:30, località pure colpita dal maltempo, quindi alle 16 è atteso al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine di Scardovari. Qui la furia del maltempo ha colpito più duro. Nella giornata di stamattina è stata attivata l'unità di crisi della Regione Veneto e siamo stati convocati a Treviso per la comunicazione circa due prossime perturbazioni che arriveranno una dietro l'altra sostanzialmente a partire da questa notte e fino a domenica, con un breve intervallo tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato. Diciamo che ho ritenuto di convocare il CCS soprattutto per avere la collaborazione da parte della collettività, perché le due perturbazioni in arrivo sono sostanzialmente della stessa tipologia di quella che si è già verificata nella notte di martedì e che quindi ha interessato la parte costiera, la parte del delta. Non abbiamo al momento segnalazioni di particolari criticità invece per quanto riguarda la rete idraulica, quindi per quanto riguarda la portata dei fiumi, al momento non ci sono criticità né particolari attenzioni perché le precipitazioni non saranno particolarmente abbondanti, ma quello che invece desta qualche preoccupazione e che richiede quindi la massima attenzione è proprio il discorso delle mareggiate. È prevista appunto un'ondata di marea abbinata con venti di scirocco molto forti che riguarderanno sia Venezia che Rovigo nella parte appunto del delta, per cui assolutamente la popolazione non si deve recare sul litorale, cioè non deve cercare di portare via anche legittimamente, diciamo, le proprie cose, non deve cercare di rimuovere quelli che al momento sono i detriti derivanti dalla prima perturbazione che è passata, però diventa proprio un problema di incolumità e di sicurezza pubblica, per cui la massima attenzione da questo punto di vista, quindi evitare di recarsi proprio nelle zone immediatamente limitrofe al litorale.